ritorniamo in studio con i nostri ospiti che sono di Caronia, il sindaco Rino Beringhelli, Vittorio Alfieri, assessore alla cultura, che poi non ho capito, assessore alla cultura e si occupa di spazzatura, ma Carmelo Barna, l'eminenza grigia della politica di Caronia, e il consigliere Giuseppe Cuffari, che praticamente dice: io non mi sono mai allontanato da Caronia, però è sempre stato contro il sindaco. Vabbè. Vorrei dire brevemente una cosa sul perché questa mozione l'ho firmata pure io, però non condivido assolutamente le motivazioni che ha dato il consigliere Barna. Ah, ecco. Io stimo moltissimo Vittorio e lui lo sa che lo stimo, mi fa piacere che è assessore, però io quella mozione l'ho firmata perché con quelle Olimpiadi lui ha messo nel sito comunale istituzionale una specie di vignetta dove indiceva le Olimpiadi dell'inciviltà. Secondo me ha sbagliato tantissimo perché ha preso per incivili i cittadini di Caronia. No, ha preso per incivili, quei cittadini che lanciavano i sacchetti. Indicendo l'Olimpiadi dell'inciviltà del sacco del lancio del sacchetto della spazzatura. Ora dico una cosa. È vero che molte volte i cittadini sbagliano, sbaglio pure io, sbagliamo tutti, però se ci facciamo un esame di coscienza, aveva sbagliato molto di più l'amministrazione, per quello che abbiamo discusso prima, e non i cittadini. Io dico una cosa, il padre se dà il buon esempio, il figlio ha buone possibilità che vada sulla retta via. Se il padre è un dissennato, ci sono grosse percentuali che il figlio diventi un delinquente. Ora quindi mettere quella cosa e scaricare la colpa sui cittadini mentre le colpe ce le abbiamo noi che amministriamo mi è sembrato poco delicato, ed è per questo motivo che io ho firmato la mozione di sfiducia. Ascolti, ma se lei passa con la sua macchina e vede un cittadino che sulla propria macchina prende un sacchetto e la butta, lei che cosa dice? Io vorrei dirle una cosa. Faccia conto che lei non è consigliere. Tante cose sono cambiate, come le dicevo, grazie. Non ho capito bene una cosa, il dottor Alfieri mi risponderà. Quando lei ha parlato che ci sono due isole ecologiche, una a Caronia, una a Caronia Montagna, l'assessore Alfieri ha guardato il sindaco, come dire, ma che sta dicendo? Forse non ha detto. Comunque, gli ha fatto uno sguardo particolare. Ci volevo spiegare che cosa... No, mi fa piacere, era uno sguardo di intesa, di compiacimento, perché mi fa piacere che una decisione che poteva essere criticata in questo caso viene detta come una cosa positiva. Perché è stato criticato qualcosa per quanto riguarda il piano di intervento? Sì, più di qualcosa, ma sta a vedere se sono critiche fondate appunto sul piano di intervento sviscerato in quello che è, o seppure una linea politica di opporsi a qualunque cosa contenesse questo piano di intervento. Questo delle due isole ecologiche naturalmente raddoppia i benefici, ma raddoppia anche i costi, e a volerla vedere in maniera equa e imparziale è una bella cosa, perché sul territorio di Caronia c'è un servizio maggiorato, ma dà l'idea di come sia frammentato il territorio di Caronia, perché comunque in totale arriviamo a 3.500 abitanti, solo che logisticamente, fisicamente, ma anche moralmente, è come se ci fossero due o più comunità a sé stanti. Allora, dottor Alfieri, lei se ne è accorto quando è subentrato, quando è diventato assessore, se ne era accorto di questo errore, perché già gli altri l'avevano fatto notare, quindi lei si è trovato tutto su un piatto d'argento. Sì. Il suo ruolo qual è stato poi alla fine? Ma su questo, diciamo, errore pregresso ho potuto dare qualche suggerimento, ho preso atto della situazione, ma come ha ribadito il sindaco poc'anzi, gli errori ci possono stare, l'importante è capirli e correggerli. Sicuramente per il piano finanziario successivo e anche per l'altro che sta a venire abbiamo avuto dei parametri più certi, perché l'errore perché è nato? Perché era il primo piano finanziario fatto tra virgolette dal comune dopo la gestione scellerata del lato, e quindi si è sovrastimato. Naturalmente è stato un errore anche fare la percentuale equa 50-50, e quindi sicuramente questo ma è un altro errore. La raccolta differenziata, i caronesi la fanno oppure no?
I caronesi la fanno la raccolta differenziata, ma si deve migliorare molto. Ma quello della raccolta differenziata è un argomento molto fragile. No, è controverso, è difficile se lo si trascura. Se lo si trascura sotto vari aspetti, quello economico, quello della raccolta, quello del controllo in senso lato, sì, è possibile che sfugge, può sfuggire di mano. Se invece si tengono sott'occhio alcuni aspetti, non è poi così difficile. È difficile tenere in equilibrio il discorso della raccolta differenziata a Caronia come in tutti gli altri paesi della Sicilia, perché mi permetto di dire, affinché la raccolta differenziata funzioni, ci vogliono tre attori che vadano nella stessa direzione: l'ente comune, la ditta, quindi chi gestisce il servizio, e i cittadini. Tutti e tre, mi permetto di dire, hanno pari responsabilità e anche pari e meriti quando la cosa funziona. Se il comune trascura, cioè, andavano ognuno per fatti propri? Sì e no, nel senso, è un effetto a catena. Il comune, uscendo dal lato, quindi faccio un poco di storia pregressa, uscendo dal lato, dovendo gestirla tra virgolette in proprio, si è affidata a delle ditte. Queste ditte, naturalmente non ha, il comune su queste ditte non aveva un termine di paragone, perché fino a due mesi fa non aveva l'intervento diretto su queste ditte, e quindi la ditta a sua volta poteva anche indirizzare la raccolta differenziata su altre vie, inducendo anche il cittadino a non farlo, a farlo in maniera sbagliata. Quindi cosa voglio dire? Il cittadino deve essere vigile affinché il gestore gli consenta di fare bene la raccolta differenziata, che è un proprio diritto, dovere, ma anche un proprio vantaggio economico. Il gestore è l'ente intermedio tra il cittadino e il comune, che gli dà tra virgolette i soldi e lo paga per fare questo intervento, e il comune non deve solamente dare l'affido e poi se ne lava le mani, ma deve stare a controllare un po' tutto. Quindi cioè, comune, gestore, cittadini devono andare tutti nella stessa direzione, i miglioramenti si vedono. Lei, dicendo che il comune non deve limitarsi a dare l'affido e lavarsi le mani, ha detto quello che è successo in effetti, perché hanno fatto così. Consigliere... Io sono abituato a dire quello che penso. Consigliere, da quando la gestione è passata al comune, i cittadini collaborano di più rispetto a prima, no? Appunto per questa sinergia comune, ditta e cittadini. Certo.